minuti. Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 17 ottobre 2022. Ancora una tragedia in montagna. È morto ieri a Falcade Remo Meneguz, 67enne, originario di San Donà di Piave. L'uomo uscito per un'escursione in mattinata non era rientrato e non rispondeva ai messaggi della moglie. Da qui l'allarme e le ricerche conclusesi purtroppo con il ritrovamento del corpo senza vita. Fatale per il 67enne una caduta. È la quarta persona deceduta in montagna negli ultimi 4 giorni. Sabato sera il Soccorso Alpino è invece intervenuto per recuperare una 26enne di Vittorio Veneto rimasta bloccata nella nebbia sulle vette di Chiesdalpago nella zona del Monte Messer. La donna era partita da Malga Cate, salita a Forcella Grava Piana, aveva percorso le creste dei muri Brut Passa arrivando al Messer equipaggiata per superare i tratti attrezzati. Intenzionata a scendere al bivacco Toffolon per proseguire per Malga Pianformosa e tornare a Cate, ha sbagliato traccia a causa della fitta nebbia levatasi sul suo cammino. Necessario lanciare l'allarme, raggiunta da 2 squadre di soccorritori, è stata riaccompagnata a valle. L'intervento si è concluso poco prima delle 23. È in gravi condizioni una 20enne che ieri mattina è stata coinvolta in un incidente con la moto. La giovane, che viaggiava come passeggera con un ragazzo, anch'esso 20enne, è rimasta ferita dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Il sinistro si è verificato nella zona di La Secca, lungo la strada 51 di Alemagna, a Ponte nelle Alpi. Meno preoccupanti le condizioni dell'uomo alla guida della moto, mentre per la donna è stato necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Belluno. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Furto a Limana, i ladri hanno colpito un'abitazione in via Ragazzi del 99. Il colpo è stato messo a segno sabato sera. Dopo aver rotto una finestra sul retro della casa, i malviventi si sono introdotti nell'edificio, dal quale hanno sottratto alcuni monili in oro. Passiamo allo sport. Calcio, Serie D, sempre più critica la situazione della Dolomiti Bellunesi, che ieri contro il Campo d'Arsego ha rimediato il quinto KO in 7 giornate. 2-0 il risultato finale della sfida disputata allo Zunitauro di Feltre, un esito che lascia la formazione del tecnico Diego Zanin all'ultimo posto in classifica. Dobbiamo solo stare zitti e pedalare per cercare di uscire da questo periodo negativo al più presto, la riflessione dell'allenatore al termine dell'incontro. In eccellenza, pareggio 2-2 per l'Unione Limana Cavarzano contro il Vittorio Falmec. Vediamo anche gli altri risultati delle bellunesi dalla promozione alla terza categoria. In promozione, primi punti per il Longarone Alpina, vittorioso 2-0 contro il Cairano. Vince e conserva la testa della classifica in coabitazione con Iulia Sagittari e Conegliano. Anche l'Alpago avanti 4-2 sull'Unione QDK. In prima categoria, al vertice il Borgo Valbelluna, forte del 2-0 rifilato al Valdo Sport. Anche gli zumellesi condividono il primato con altre 2 formazioni, Barbisano e San Vendemiano. Pari 3-3 per lo Schiara contro il Cordignano, rinviata la partita tra Arsì e Fregona. In seconda è sempre il Sarmede a guidare il girone T, nonostante la sconfitta arrivata contro la Juventina Mugnai. Proprio la Juventina insegue ora a 2 punti di distanza assieme all'Entiai, vittorioso 2-1 contro il Ponte nelle Alpi. Appena dietro il Castione, grazie al 4-1 sull'Alpescesio, 1-3 il finale di Gemelle San Michele Salsa, 3-2 l'esito di Itras Santa Giustina Sospirolese, 0-3 il finale di Nogarea Gordina e 1-2 quello di Sois Fulgolfarra. In terza, nel girone di Belluno, il Comerico supera 4-0 la Val Zoldana e balza al primo posto assieme a Cortina, 2-2 con il San Vittore, e Pedavena avanti 1-0 contro il Piave. A 3 lunghezze, il Domegge, vittorioso 3-1 sull'Auronzo, completano il quadro il 2-2 tra Fortogna e Plavis e il successo per 3-1 del Limana Cavarzano contro la Dinamo Vellai. Nel girone di Padova, vittoria 1-0 della Lamonese contro la Comitense. Lasciamo il calcio e passiamo alla pallavolo. Serie 3, prima alla Spess Arena e seconda vittoria in campionato per la Darol Logistics Belluno. Battuto per 3-7-1 il Brugherio, soddisfatto il tecnico Colussi, che a fine match parla di vittoria sperata e cercata. Partita vera, l'analisi dell'allenatore, in cui siamo stati bravi a prenderci il terzo set. Rugby, seconda vittoria consecutiva in Serie B per il Feltre, superato 24-12 il CUS Padova. In C vincono anche Belluno Alpago, gialloblu avanti 44-14 contro l'Udine, gialloverdi 21-7 contro il Pasian di Prato. I risultati del basket Serie D: Valbelluna Olimpia Sile 73-52, Join and Welding Feltre sconfitta 74-64 dalla Virtus Resana.
E infine l'hockey, Cortina sconfitto ai rigori dal Renone, interrotta la serie di vittorie consecutive che durano da 7 gare. Gli ampezzani ottengono comunque un punto con cui conquistano la vetta dell'Alps League e mantengono un ampio margine in testa alla Serie A italiana. Giovedì squadra di nuovo sul ghiaccio per affrontare in trasferta il Fassa. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.